Salve a tutti e bentrovati a questa nuova edizione di CTS Notizie, una notizia che per l'appunto ci è arrivata proprio adesso in redazione di un tragico suicidio. Il tragico suicidio è proprio nella tarda mattinata di oggi in via Torre Arsa 28 a Palermo, dove la 38enne Agnieszka Toluyan di origini polacche si è gettata dal settimo piano del suo palazzo. Lo vedete nelle immagini, è finita sull'asfalto del parcheggio interno all'edificio. Anna Agnieszka Toluyan era conosciuta in città per essere la moglie del noto commerciante di tappeti persiani Toluyan. Indagini adesso sono subito scattate da parte dei militari dell'arma che però escluderebbero al momento ogni altra pista diversa da quella del suicidio. Restiamo sulla cronaca, però ci spostiamo a Catania, dove si è svolta una maxi operazione di controllo e sequestro da parte di 20 squadre dei NAS tra la Sicilia e la Calabria, che hanno permesso di riscontrare una quantità immensa di irregolarità nei prodotti alimentari venduti liberamente ai consumatori. Dettagli nel servizio. 121 attività commerciali tra ristoranti, bar, alberghi, mercatini, depositi sono stati oggetto di una vasta operazione di verifica tra Sicilia e Calabria da parte di 20 squadre dei NAS di Catania, Palermo, Catanzaro, Ragusa, Cosenza, Taranto e Reggio Calabria. Riscontrati irregolarità in ben 61 casi, ossia quasi la metà degli esercizi controllati, accertando 87 violazioni alle leggi di settore, di cui 20 penali, ed elevando sanzioni amministrative per circa 125.000 euro. In totale sono state sequestrate circa 2 tonnellate di alimenti vari, oltre a congelatori a pozzetto indebitamente utilizzati, tutti conservati in cattivo stato igienico o privi di documentazione necessaria per la rintracciabilità. I militari del NAS hanno inoltre chiuso o sequestrato 10 strutture per un valore complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro, proponendone altre 15 e segnalando complessivamente 76 persone alle autorità giudiziarie, sanitarie ed amministrative. Sotto la lente dei militari dei NAS è finita circa una tonnellata di prodotti ittici, tra cui tonno, spatola, gamberoni, cozze e vongole, venduti presso i mercatini, esposti, senza alcuna protezione agli agenti atmosferici, alla luce solare, invasi da parassiti e altri privi di tracciabilità. E ancora, superalcolici, detenuti illecitamente in un locale della Movida catanese, un deposito di circa 1.000 metri quadrati, annesso ad una nota struttura alberghiera interamente abusivo, un edificio adibito a laboratorio di pianificazione, attivato abusivamente ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. Infine, sono scattati i sigilli anche per una nota pizzeria della Scogliera per mancanza di autorizzazione e due cucine di un grande hotel del centro storico Etneo. Confermata la condanna in appello per l'ex deputato di Forza Italia Giovanni Mercadante dal 2006 sotto inchiesta per concorso in associazione mafiosa. 10 anni e 8 mesi, questa la pena inflitta al medico radiologo dai giudici della Corte d'Appello. Nel nuovo processo disposto dalla Cassazione, dopo l'annullamento della sentenza che lo aveva assolto, è stato dunque confermato come Mercadante, cugino del boss di Prizzi Tommaso Cannella, fosse stato punto di riferimento politico e non solo del superboss Bernardo Provenzano, tra l'altro suo paziente. La Procura Generale aveva fatto ricorso in Cassazione dopo la sua assoluzione in secondo grado con la Suprema Corte che nel 2012 aveva annullato la sentenza ordinando il nuovo processo. E cambiamo argomento, ma restiamo sempre sulla cronaca. Aveva messo insieme un bottino di 1.300 euro grazie a diverse rapine eseguite in svariati esercizi commerciali del capoluogo, ma a tradirlo è stata la sua sfrontatezza e il piercing al sopracciglio, il servizio. Era diventato il nuovo terrore di negozi e supermarket di Palermo, non solo per la quantità reiterata di colpi che metteva a segno, ma anche per la sua sfrontatezza nell'eseguirli. Il 34enne pregiudicato, Francesco Mirabile, è stato però alla fine arrestato dagli agenti del commissariato ZISA Borgo Nuovo. Nel corso degli ultimi 2 mesi dello scorso anno, Mirabile si era reso protagonista di diversi furti, prendendo di mira soprattutto il punto vendita Bottega Verde di Corso Finocchiaro Aprile e il supermercato Fortè di Via Ida Castelluccio. Armato di coltello e quasi completamente a volto scoperto, il 34enne rapinatore aveva così messo insieme un bottino di 1.300 euro in poco tempo. Nessun passamontagna o cappuccio, Mirabile non si preoccupava di celare la sua identità alle telecamere di sicurezza, le cui immagini, passate e ripassate al vaglio dei poliziotti, hanno adesso permesso la cattura del malvivente.
In particolare, a tradire Mirabile sarebbero stati i suoi occhi chiari, tratto distintivo, e il suo vistoso piercing sul sopracciglio. Per lui adesso si sono aperte le porte del carcere Ucciardone. E si aggrava la posizione dei produttori e perfino dei singoli alunni che hanno condiviso e diffuso i video hard che ritraevano giovanissime studentesse intente in pratiche sessuali con altri ragazzi. Il recente scandalo pedopornografico dei licei palermitani adesso passa al vaglio della polizia. Ascoltiamo. Non smette di far discutere il caso dello scambio di video hard tramite il diffusissimo WhatsApp tra gli alunni dei licei palermitani. È l'ennesimo scandalo a sfondo sessuale che coinvolge tecnologie minori, scoperto dopo un giro virale di video espliciti che hanno visto coinvolte diverse ragazzine, anche di 14 anni, riprese col cellulare e poi condivise tramite la famosa applicazione di messaggistica istantanea. Adesso sono anche scattate le indagini da parte degli inquirenti in tutti i licei del capoluogo. Dopo aver individuato i responsabili, come specificato nell'edizione odierna de La Repubblica di Palermo, adesso è caccia anche a chi ne ha permesso la diffusione. Tantissimi video in esame, nei quali nessun volto è stato evidentemente oscurato e dunque con i soggetti ben riconoscibili dalle immagini. Ragazzine riprese in coppia, in compagnia di altri ragazzi, a volte anche intenti in rapporti sessuali completi. Quello che sarebbe partito come un gioco, adesso avrebbe assunto, a causa della sua portata, connotati di un concreto reato penale, alla stregua di molti altri esempi di pedopornografia. Tra i banchi dei licei palermitani adesso si trema, con pene fino a 3 anni di carcere per chi ne ha agevolato la diffusione, fino a 12 per gli esecutori materiali dei video. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, rientro in studio, parleremo del tanto discusso blocco dei tir che scatterà domani a mezzanotte, tra poco. Il profumo della terra di Salemi, i sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Il caffè Lullè di Luigi Rampolla, in via Giacomo Cusmano 28 a Palermo, ha saputo riscoprire i sapori della tradizione nel suo nuovo ed elegante punto di ristorazione. Prodotti genuini, ampia scelta di dolci, biscotti, torte di tutti i tipi e per tutti i gusti, pasticceria e rosticceria mignon e non dimentichiamo a pranzo la gastronomia. Ogni giorno piatti espressi a prezzi anticrisi. Caffè Lullè, i migliori prezzi della città. Eccellente qualità a prezzi giusti, per la gente giusta. Caffè Lullè, in via Giacomo Cusmano 28, a Palermo. MDS Serramenti, ditta leader in Sicilia nel settore serramenti e non solo. Infissi per interni ed esterni, porte per interni di diverse essenze e modelli, porte blindate a corazzatura top class, zanzariere orizzontali e verticali e cancellature di ogni genere. Tutti i prodotti di fabbrica sono personalizzabili secondo le esigenze dei clienti. Tutti coloro che ordineranno gli infissi alla MDS potranno usufruire di uno sconto speciale del 25% sulle porte per interno. MDS Serramenti, chiedete un preventivo o una visita gratuita di un nostro responsabile vendite. Rieccoci in studio, come preannunciato scatterà il blocco dei tir in entrata e in uscita dalla Sicilia. Domani a mezzanotte sarà l'ora X e lo stop durerà almeno per 5 giorni. Gli autotrasportatori lamentano la mancata erogazione, già da 3 anni, dell'eco bonus da parte del Ministero dei Trasporti. Sentiamo. Autotrasportatori ancora una volta in mobilitazione. A partire dalla mezzanotte di domani scatterà infatti il blocco dei tir dell'AIAS. In Sicilia, sia in entrata che in uscita, il trasporto su gomma si fermerà, lasciando l'isola a secco di rifornimenti. Una protesta che, se dovesse rispettare gli annunci fatti nei giorni scorsi, potrebbe durare ben 5 giorni, con pesanti disagi che appaiono scontati. Si prevedono infatti le consuete code chilometriche ai distributori di carburanti e la corsa al rifornimento di generi alimentari. In un primo momento sembrava che la protesta potesse rientrare dopo la convocazione inviata alle associazioni di categoria per martedì da parte del Ministero dei Trasporti.
niente affatto. Gli autotrasportatori non arretrano di un passo e la protesta in ogni caso si farà. Una convocazione, quella del Ministero, che piuttosto che placare gli animi li ha accesi ancor di più, perché giudicate irrispettose. L'incontro del 25 marzo, infatti, prevede la presenza esclusivamente del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, che secondo gli autotrasportatori sarebbe del tutto estraneo alle reali problematiche che animano la protesta. Le richieste sono chiare e irremovibili: l'immediata erogazione dell'ecobonus e la riapertura del tavolo tecnico Stato-Regione Siciliana. I manifestanti lamentano, tra le altre cose, la mancata attenzione del ministro Lupi alla questione e chiedono che sia lui stesso, in prima persona, a occuparsi dell'apertura delle trattative. Il punto nevralgico della protesta è la mancata erogazione degli ecobonus 2010-2011. Si tratta in sostanza di un contributo spettante ai camionisti per l'utilizzo dei mezzi navali da e per la Sicilia. Per venire incontro alla categoria e limitare l'inquinamento ambientale, il governo aveva stabilito contributi per l'uso delle cosiddette autostrade del mare, risorse però che non vengono erogate da 3 anni. Cambiamo argomento. Il sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo, è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale del Comune Palermitano. La mozione è passata dopo la lunga seduta di ieri con 20 voti a favore, 6 contrari e 4 consiglieri assenti. Io non so quello che è meglio per la città, aveva dichiarato Lomeo prima del voto in aula. L'assenza di una guida è comunque un danno. Il peggior sindaco è sicuramente migliore di qualsiasi commissario. Questa, aveva preannunciato, è una sconfitta per tutti. E la frazione di San Leone, abbandonata nel degrado tra commercio abusivo e marciapiedi dissestati, i turisti a questo punto hanno deciso di andare via. Adesso la frazione chiede in risarcimento danni al comune di Agrigento per incuria e mancata manutenzione. Ascoltiamo. San Leone batte pugni. Al comune di Agrigento presenta il conto dei danni materiali e morali subiti per anni di degrado e abbandono che hanno provocato una fuga dal mare e dalla località di villeggianti e turisti. Due su tutte le questioni sollevate dall'associazione La Voce di San Leone, che per bocca del suo presidente Peppe Vita ha diffidato l'ente per i problemi causati dal commercio abusivo nella zona del Porticciolo e dalla pista ciclabile del Viale delle Dune, pronta anche un'azione penale con un esposto alla procura. Abbiamo parlato e abbiamo discusso tante volte di questo marciapiede, pista ciclabile, abbiamo discusso tante volte del problema degli ambulanti extracomunitari e di un decoro di una città, di una frazione balneare che veramente è arrivato ai minimi storici. Non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, soltanto delle promesse, delle intenzioni. Oggi diffidiamo il Comune di Agrigento a intervenire, a darci sollecitamente delle risposte. Qualora queste risposte non dovessero arrivare in termini molto brevi, parlo di una settimana e di giorni, e allora ob torto collo proseguiremo a tutela dei nostri diritti. Abbiamo dato mandato al nostro legale, stiamo raccogliendo i fatturati fatti gli anni precedenti, li stiamo raffrontando con quelli degli anni passati e su questo non ci piove. Poi sarà la magistratura a decidere se e chi dovesse rimborsarci. Era stato realizzato prima della Seconda Guerra Mondiale. Adesso il Parco Utveggio apre ufficialmente per la prima volta al pubblico. Presentati questa mattina il giardino e i sentieri rimessi in sicurezza e bonificati affinché i palermitani possano riscoprire una delle meraviglie della loro città. Guardiamo. Inaugurate con una grande festa di primavera le visite al Parco del Castello Utveggio, per la prima volta aperto al pubblico. Il vicepresidente del CERISDI, Sebastiano Torcivia, in compagnia del vice sindaco Cesare Lapiana, insieme a personale dell'Orto Botanico di Palermo, hanno esplorato i due sentieri fiancheggiati dalla tipica vegetazione delle rupi soleggiate di Monte Pellegrino. Percorsi attrezzati con panchine e balconi dalle quali ammirare l'intero panorama del capoluogo visto dall'alto. I lavori di messa in sicurezza e pulizia, eseguiti dal personale del COIM e della GESIP, hanno permesso anche di inserire nei sentieri nuove piante aiuole, piantate per riportare l'intera struttura ai fasti di un tempo pensata dall'impresa Utveggio e Cultura sin dal 1928.
Sì, siamo molto contenti perché mai si era avuta la possibilità di visitare questo parco che è estesissimo, un'ampiezza di circa 7 ettari e nell'ambito delle iniziative che stiamo portando avanti per rendere fruibile alla città, ai ragazzi, agli studenti, ai turisti, soprattutto le nostre bellezze, stiamo vedendo una risposta molto molto forte e intendiamo proseguire naturalmente perché abbiamo solo iniziato questo lavoro di piantumazione e di apertura appunto di questi giardini e chiediamo anche aiuto, come dire, alla cittadinanza, una collaborazione perché riteniamo che sia una cosa che ci riempie appunto di orgoglio e di successo. Anche domani l'ingresso al parco sarà gratuito con la possibilità di usufruire di una navetta AMAT dedicata per raggiungere il castello e dunque anche il parco dalle 9 alle 17 con partenza ai piedi di Monte Pellegrino nei pressi della rotonda di Largo Sellerio in via Bonanno. Ci fermiamo per un'altra brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi tra poco. Tantillo Colori di Tantillo Salvatore, leader da 40 anni nel mondo del colore, vi dà il benvenuto nel suo showroom. Ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti. Caldaia Ferroli Vivatec, kilowatt 24, 489 euro. Scaldabagno 80 litri di Unboiler, 79 euro. Scaldasalviette bianco, altezza 80 cm, 44,90 euro. Una latta di lavabile, più rullo, tela, retina e pennello, euro 29,90. Radiatore presso flusso in alluminio, 9 euro. 6 tubi di silicone Bostik, 9,90 euro. Stucco 20 kg, 8,50 euro. Ducotone delle migliori marche, 44,50 euro. Ogni 5 latte di pittura, 3 latte di stucco o fissativo in omaggio. Tantillo Colori a Palermo, in via Mendola 35, zona Stazione Centrale. Qualità ed esperienza al vostro servizio. Cosa serve per far crescere la Sicilia? Serve che regione e comuni funzionino. E per farli funzionare, serve che la classe dirigente partecipi all'attività di queste istituzioni e le controlli. Perché ciò accada, serve un'informazione investigativa, completa, coraggiosa. Per questo c'è QDS.it, quotidiano di Sicilia, la voce della classe dirigente siciliana contro l'inefficienza della burocrazia. Abbonati, serve anche il tuo impegno per far crescere la Sicilia. Comunica. Codice Fuente 02 in atto su Palermo 98, tanto in appoggio anche la lei. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. E parliamo del circo, che in Italia è un'attrazione sempre più in disuso, logorata dalla noncuranza delle istituzioni. Adesso la condizione disagiata di quello che una volta era un apprezzato passatempo finisce oggetto di un'interrogazione parlamentare. Ascoltiamo. Il circo, eletto dall'UNESCO Patrimonio Culturale Mondiale, continua a lavorare in Italia fra mille difficoltà. Non soltanto la mancanza in molti centri di spazi adeguati ed attrezzati, ma anche luoghi comuni che provocano danni all'immagine del mondo circense. A ciò bisogna aggiungere gli attacchi concentrici che questo tipo di spettacolo riceve un po' dappertutto dalle associazioni animaliste. Recentemente in Lombardia un parapiglia davanti ad un tendone con gli animalisti ha provocato la morte per infarto di un noto esponente di una famiglia circense. Il triste episodio ha spinto 12 senatori a presentare un'interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere maggiore sicurezza nei circhi italiani. Oltre al primo firmatario Carlo Giovanardi, hanno sottoscritto il documento anche tre siciliani, il trapanese Antonio Dalì, Giuseppe Marinello di Sciacca ed il giarrese Pippo Pagano, tutti del nuovo centrodestra. Negli ultimi tempi, si legge nell'interrogazione, si sono moltiplicati i presidi di associazioni animaliste che contestano i circhi dove uomini, donne ed animali perpetuano
perpetuano una tradizione culturale secolare. Sempre più spesso, aggiungono i 12 senatori, vengono anche intimiditi ed insultati gli spettatori che vanno al circo, con ripercussioni economiche pesantissime per i lavoratori del settore. Poi il triste episodio in Lombardia, scrivono i parlamentari, che ha spinto il presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, a dichiarare la vittima, Roberto Gerardi, il primo martire italiano dell'odio animalista nei confronti dell'agente del circo. Antonio Dalì, Giuseppe Marinello, Pippo Pagano, Carlo Giovanardi, Roberto Formigoni ed altri hanno quindi chiesto al ministro dell'Interno quali iniziative urgenti intende intraprendere per garantire la sicurezza e la libertà di lavoro nei circhi italiani. E prenderanno il via il 26 aprile a Città del Mare, nei pressi di Terrasini, le Convittiadi 2014, giunte all'ottava edizione. A sfidarsi in 10 discipline sportive saranno 2000 ragazzi dai convitti di tutta Italia. Ascoltiamo. 10 diverse discipline sportive, spettacoli teatrali e musicali e persino un concorso fotografico. La Sicilia si appresta a ospitare per la prima volta le Convittiadi, una vera e propria Olimpiade che quest'anno vedrà impegnati 29 convitti provenienti da tutta Italia. Si partirà il 26 aprile e si andrà avanti fino al 3 maggio. L'ottava edizione si svolgerà a Città del Mare, a due passi da Terrasini, in provincia di Palermo, e vedrà impegnati 2000 ragazzi che si cimenteranno nella pallavolo, nel basket, nel calcio a 5, sand volley, nuoto, tennis tavolo, tennis, nuoto, corsa campestre, sacchi e calcio balilla. La Sicilia raccoglie così il testimone dalla Sardegna, dove si è svolta l'edizione 2013. Ormai è diventato un appuntamento atteso dai ragazzi e dalle istituzioni, anche da un punto di vista proprio formale, perché rappresenta un momento di verifica dell'azione educativa che queste istituzioni operano nei confronti dei ragazzi. È una settimana di confronto e di incontro che dà la possibilità di arricchire il proprio bagaglio personale, verificando il proprio vissuto e paragonandolo con quello delle altre realtà. Sono dei ragazzi che vengono da tutta Italia, da circa 30 convitti in città diverse, e quindi un denominatore comune per tutti, che sono le istituzioni educative, ma tante realtà diverse che hanno bisogno, per crescere, di confrontarsi. Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa tappa delle Convittiadi che quest'anno si svolgono in Sicilia, mettendo a disposizione quelle che sono le nostre migliori strutture alberghiere, che ospiteranno tutti i ragazzi che parteciperanno alle manifestazioni, ma dando anche disponibilità dei nostri impianti sportivi, che devo dire ringraziare anche chi negli anni passati ha creduto e fortemente ha valorizzato questi impianti, quindi lo sport a Terrasini, e oggi ci ritroviamo degli impianti che possono essere benissimamente utilizzati per questo tipo di manifestazioni con queste finalità. Ed era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio adesso a una breve selezione delle notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo. Arrivederci. Con l'Europa non ci sono conflitti né sudditanza, è la sintesi di Renzi dopo la 2 giorni di Bruxelles conclusa ieri. Il Premier ha incassato l'appoggio del Presidente dell'Europarlamento. In un'intervista alla stampa, Schulz promuove la proposta di vincoli di bilancio più flessibili per agganciare la crescita. Con l'eventuale pagamento di tutti i debiti accumulati dalla pubblica amministrazione, calcolati dal governo in 68 miliardi, l'erario vedrebbe aumentare di circa 5 miliardi il gettito dell'IVA. Lo rivela la CGIA di Mestre. Le imprese infatti di norma posticipano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'avvenuto saldo. Allarme in Forza Italia in vista delle prossime europee. A pesare la decisione del 10 aprile del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che sceglierà gli arresti domiciliari o l'affidamento ai servizi sociali per Berlusconi. La figlia Barbara sembra decisa a scendere in campo. L'attuale manager del Milan si è offerta per fare un'esperienza a Strasburgo. Hashish e marijuana, droghe leggere per legge. Le sostanze, con un decreto del Ministero della Salute, tornano ad essere distinte da eroina, cocaina e anfetamine cosiddette pesanti, all'indomani della sentenza della Cassazione che ha bocciato la Fini Giovanardi. Sotto la pressione delle truppe russe smobilita la base ucraina di Belbek in Crimea. Circondati da ieri e raggiunti da un ultimatum, oggi circa 250 fra soldati e civili hanno bruciato documenti pronti ad abbandonare l'installazione. Stamane nuovo faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Kerry all'Aia.
La Cina ha dispiegato ulteriori mezzi per localizzare l'aereo della Malaysia Airlines scomparso l'8 marzo. Il ministro americano della difesa Hagel ha assicurato al governo di Kuala Lumpur che prenderà in considerazione la richiesta di fornire equipaggiamenti di sorveglianza sottomarina per contribuire alle ricerche.